arrivato il momento di addentrarci nel mare del tempo. Siamo pieni di energia, abbiamo tutti gli strumenti che ci servono, non abbiamo nulla da temere. Ecco la nebbia ed ecco i due gemelli. Jenna ha resurrezione, quindi a posto con le gocce di vita. Io ne darei una a noi al posto di qualcosa e una linfa vitale a Sara al posto del bastone. Tiè. Entriamo superando i gemelli, superiamo i due mulinelli, arriviamo qui e facciamo un giro, perfetto. Superiamo questo, non ce l'abbiamo fatta. Ok, forse dobbiamo farlo veloce. Proviamo un attimo a girare. Ok, dobbiamo girare finché non si spegne, quindi quanta velocità però ci vuole. Però abbiamo capito, dobbiamo praticamente muoverci appena si spegne. Perfetto, vai. Ecco qua. Ed ecco, dai, qua. Ma porca, ce la facciamo, eh? Giuro che ce la facciamo uscire. Ecco qua, a posto. Poi, dovrei fare un salvataggio tra una zona e l'altra? Dobbiamo superare questi tre mulinelli. Ecco qui. E di nuovo girare attorno a questo. Mi chiedo se era già attivabile tutto questo evento, anche senza aver ascoltato la canzoncina dei bambini. Vai, 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 vai. E siamo arrivati alla stella. Dalla stella giriamo di qua. Perfetto. E di nuovo si gira attorno a questo qui. In teoria sai che, secondo me, a parte che non avevi comunque il tridente, però forse potevi già farcela. Aspetta. Ecco, dai. Sempre difficile uscire da sta zona. Piano, piano, non andare troppo oltre. Siamo marinai esperti noi. Dobbiamo riuscire a farcela. Questo gira ancora. Ecco qua. Forse, anche se giravi, finché non triggeravi la canzoncina dei bambini, in ogni caso, non cambiava nulla, secondo me. E ora dobbiamo scendere ancora più in basso, quindi tac, ecco qui, vai, a posto. Di nuovo, di qua. Gira, gira, gira. Questo si è disattivato, muoviti. E questo, dai che ce la fai. Ecco qua, a posto. E ora via verso il sole. Prima disattiviamo di nuovo questo. Ecco qua e vai verso il sole. No, e dai, si è disattivato subito. Non ho avuto neanche il tempo di muovermi. Vai, 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 a posto. Ok, qua non credo ci sia forse nulla. Sì, invece, esatto, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Però facciamo attenzione comunque alle correnti forti. Ma salve! Appare Poseidone, senza dire una parola. Io una parola ce l'ho ed è... Cavolo, mi sono dimenticato di disattivare i... Anzi, di riattivare i due Digin. D'accordo, non importa. Perché io la tua debolezza, mio caro signorello dei mari, la so. Quindi, tu fai questo. Tu usi il tridente. Tu grandi impatti tutti. E tu evocali, giusto per evocarli. Vai! Grande impatto. No, cacchio. Speravo andasse prima lei. Ah, lo so che c'è la barriera magica. Ma speravo andasse prima Jenna. 251. Poseidone è rotto. Nereide. Beccati questo colpo d'acqua, coglione.
Vediamo. 228. Non male, eh. Pugno oceano. 114, aia. Ok, ok. Signorino fa male, eh. Il signorino fa male. Ma io, mi dispiace per te, la tua debolezza la so. Solo che non voglio usarlo su di noi, quindi meteor colpo. Tu, gran saluto a tutti. E tu, ti farei usare eruzione. Però a questo punto ti potrei far fare un bel colpo di fuoco. Potremmo tirargli un bel meteorite. Dai. Mi dispiace Pierce che finisce un attimo di nuovo sotto, ma andiamo in vantaggio così. Ah, Pierce è più veloce addirittura di Jenna. Me l'ero scordato sta cosa. D'accordo. Per quanto poi strano sembri che il fuoco gli faccia male, per carità, funziona, usiamolo. Più che altro, se io uso... esatto, noi diventiamo illusionista. Allora, sfruttiamolo fino a che riusciamo. Tu continua a meteor colparlo. Tu continua questo giro a super salutare. E tu rispondigli. Più che altro non so a chi potrebbe colpire. Colpisce tutti, in teoria, quindi... facciamolo su di noi, dai. Contraccolpo? Oh, vedo che non sei... abbiamo avuto la stessa idea. Porca puttana. Se ci spariamo un Megiddo moriamo, ci ammazziamo da soli. Porca miseria. Vabbè, meno male che era basso, dai. Meno male che era poco. Meno male. Mamma mia. Allora, quanto siamo? 3? Potrei usare però anche un attacco combinato, aspetta. Abbiamo Megera, che potrebbe essere una buona idea, che ci riaumenta l'attacco. Oppure Ulisse, che è nuovo. Beh, in teoria neanche Meteora, però... D'accordo, d'accordo, continuiamo ad attaccare, basta. Tu continui a meteor colpare, tu a questo giro, visto che non ci ha fatto grande danno, grandi impattaci, e tu diventa un anziano e vai di Ciniglia. Ancora. Adesso vedi che lo ammazziamo con un meteor colpo. Ecco qua, 314, aia. Brava Ciniglia, 208. Ai, 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 ai. Dolore. Meno male che Jenna e Sara si curano e siamo a 3 di fuoco. Allora, aumentiamo la velocità o aumentiamo un bel colpo forte? Facciamo un bel colpo forte. Tu, meteor colpalo. Tu, grande impattaci di nuovo. Anzi, tu a questo giro, grande salutaci. E tu, cerca di non fare nulla e... anzi, grande impattaci tu, vai. Bravo, bravo Pierce. Miccia! Meteor colpo. Dai, che c'è, che questa battaglia dura ancora un bel pezzo. Bravo Pierce, siamo già al massimo, quindi ci siamo sprecati un turno. Vabbè, non importa. Non importa perché, non importa perché tu attacchi. Tu vai di Meteora, che così si busta bellamente il colpo di fuoco. Tu salutaci e tu attacca. No, per favore, ti prego, fa che gli faccia un bel danno anche con contraccolpo. Meteora! Questo lo faccio andare perché è figo. Scatacru. Vediamo, 1154. Ciao Poseidone. Jenna sale di livello e se lo merita. Bravissima. Cristallo Psi. Addirittura. Tutta sta cattiveria, Poseidone. Da dove è uscita, eh? Dunque, di qua non si esce. Questo vuol dire si va solo avanti. Ed eccola qui, la leggendaria città di Lemuria.